Ciao a tutti, abbiamo l'onore di tenere qua con noi nello studio di Piccole Magazine a la ideatrice fondatrice dal Miss Trans Europa, che questo 2021 è alla ottava edizione. Con voi e con tutti noi, il piacere di presentarvi a Stefania Sambrano. Stefania, benvenuta. Benvenuta, grazie anche a voi che sono ospite qui a Cento negli studi televisivi di Piccole Magazine TV. Per me è sempre un onore stare qui. Che dire, siamo qui per fare una chiacchierata per i concorsi di Stefania Zambrana e quello del Miss Trans Europa. Totalmente, infatti perché questo è già un concorso molto noto, molto riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale, quindi hai già una storia, hai creato una figura a livello dei concorsi che ha preso tantissima importanza nella comunità trans soprattutto. Sì, nella comunità dei femminili a Napoli, usiamo questa parola perché ce la stiamo dimenticando, ormai transgender, trans, a Napoli noi siamo la comunità dei femminili, è un termine molto affettuoso, molto caloroso per noi, non è offensivo. Io sono stata riconosciuta, Stefania Zambrano, ringraziando il re e regina gay, organizzato sempre da me, nazionale. Poi abbiamo creato un altro evento bellissimo che porto a cuore da anni, che si chiama il Miss Italia Transover, un racconto di tante persone, del loro vissuto, che ci sono dei bellissimi racconti delle ragazze over. Poi è nato il Miss Trans Europa nel 2013, che mi è stato chiesto proprio delle ragazze. Io ho scritto questo progetto per far che questo Miss Trans Europa era un portavoce alla nostra comunità LGBT, perché ci negano ancora tanti diritti. Allora non è solo un concorso di bellezza, ma è anche un evento per mettere in mostra noi ragazze transessuali e per discutere dei diritti ancora mancati alla nostra comunità. Bellissimo, perché questa sempre è una tematica che ogni giorno prende più spazio a livello di comunicazione, a livello di social e anche a livello, come dici tu, dei diritti, quindi è una cosa per sentire, come dici tu, per visibilizzare, per Per creare. far vedere che noi esistiamo e basta, è inutile che ci nascondete. Ormai siamo uscite fuori e vogliamo uscire fuori definitivamente. Dateci quello che ci tocca, non chiediamo nient'altro di più. Questa Benissimo, quindi questa è l'ottava edizione. è l'ottava edizione e io sono sempre emozionata di quando si parla del Miss Trans Europa. Il Miss Trans Europa è nato nel 2013. Vincitrice è una ragazza napoletana che era parrucchiere, che si chiama Sica Piccolo, che diciamo è un po' la storia del Miss Trans Europa. Poi pian piano hanno vinto tante, ancora tante altre ragazze come Fabian Alves, quello che posso ricordare, Sara Finizio che ha vinto a Roma, a Cinecittà World. Abbiamo girato un pochettino, però io penso che il Miss Trans Europa è nato a Napoli, di non spostarmi più da Napoli e farlo morire come a Napoli. La La casa del Miss Trans casa del Miss Europa. Che Trans Europa è Napoli. bello, che bello. Allora, Stefani, infatti, una cosa bellissima che ho potuto evidenziare è che mi piace anche indossarla, la mascherina, che La ha mascherina. Sì, anche il logo proprio del Miss Trans Europa. è stata una bella cosa che ho chiesto al mio sponsor ufficiale, che io poi dico lo sponsor, posso chiamarla anche la mia produzione che mi segue da anni per il Miss Trans Europa, che è Piccole Trasgressioni. Insieme a Piccole Trasgressioni c'è anche Piccoli Magazine TV. Ho parlato di farmi realizzare questa mascherina proprio per il Miss Trans Europa a colpa del Covid, perché come sappiamo un po' tutto il mondo ha subito questo Covid, che è un virus che ha ammazzato tanta gente. Siamo stati chiusi in casa, abbiamo vissuto dei momenti bui. Allora stiamo pian piano che ci stiamo riprendendo da questo Covid. Mi sembrava che già l'anno scorso ce l'avessimo fatto, invece non è stato così. Siamo ancora sotto osservazione di vaccino e tutt'altro ancora. E ho chiesto proprio io di fare questa mascherina tra il Miss Trans Europa e il piccolo magazine. È bello il dettaglio, sinceramente è bello, E allora, complimenti. quest'anno tutte le partecipanti, insieme agli ospiti e tutt'altro ancora, devono indossare la mascherina del Miss Trans Europa. Se no, non possono entrare a vedersi l'evento che poi sarà all'aperto.
Importantissimo questo. Infatti, parlando dell'evento, parlando della data, già siamo già curiosissimi di sapere quando e dove si terrà questo magnifico evento, Stefania. L'evento si farà il 5 e 6 settembre a Napoli, in via Gozia numero 4, che è in un quartiere di Poggio Reale. Si svolgerà per 2 giorni, la prima uscita, il primo giorno ci saranno 2 uscite, ci sarà in costume da bagno con il logo di Piccole Magazine e Piccole Trasgressioni, poi ci sarà l'uscita casual che prenderanno i voti in tutte e 2 uscite le ragazze. Il secondo giorno ci sarà l'uscita dell'abito da sera, quello che darà sempre luce al Miss Transeuropa con degli abiti favolosi che indossano le ragazze. Si chiudono i voti perché si tira la somma per vedere chi è entrato nelle 10 finale e poi si va al termine per chiamare la vincitrice. E la vincitrice però quest'anno, il Covid, la depressione delle ragazze chiuse in casa, abbiamo pensato di regalare un'emozione in più perché poi, sai, sono 2 anni che i social scoppiano tra Sì, TikTok, Instagram, tutte le Facebook, tutte le piattaforme. piattaforme dei social stanno scoppiando e io ho pensato proprio di fare la fascia del Miss Web, però fascia più corona, che poi ci saranno anche i premi dati. Allora, al di fuori che ci sarà la Miss Transeuropa, poi c'è la Miss Critica che viene giudicata a pari merito alla Miss Transeuropa, abbiamo deciso, io insieme allo staff, Luigi Papacciuoli, Tania e Fabio, di mettere queste 2 premiazioni in più, la Miss Web con fasce e corona e la Miss Trash. La Miss Trash che facciamo sempre fasce e corona. Allora ne saranno 4 quest'anno corone per il Miss Transeuropa. Bellissima, infatti possiamo guardare qua per tutti voi l'emozione che solamente si riesce ad immaginare al momento di Voglio guardare queste corone. dire, queste ne sono le 3 per dire Miss Critica, Miss Web, Miss Trash. La corona di Miss Transeuropa è a casa, è conservata e non la posso portare Ah, wow, appresso. ancora più È ancora più bella. interessante. Stefano, infatti, parlando di tutte le emozioni, come dicevo, non riesco a immaginare le emozioni che stanno sperimentando, che stanno riuscendo già a sentire, a provare ognuna delle concorrenti. Ogni anno è un'emozione diversa. Per me, che organizzo questo evento, perché lo faccio con il cuore, è una passione, al di fuori che potrebbe essere un lavoro, ma io non l'ho mai visto sotto una forma di lavoro. Lo vedo una passione perché, ti spiego, si parla di diritti, di cose mancate. Poi ci riuniamo, quella giornata è una festa, quando dice la festa dei Femmes Nielles, ci sono tanti ragazzi transgender che vengono da un po' dalle parti di tutta Italia, dalle parti europee. Allora ci vediamo, ci abbracciamo, ci salutiamo, chiacchieriamo. Allora è una festa quella giornata. Allora io la voglio chiamare la festa dei femminielli. Il Miss Transeuropa è una festa dei femminielli che ci riuniamo tutte quante insieme. E per me è sempre un'emozione rivedere tante amiche che dopo tempo ci ribecchiamo per abbracciarci. E mi dispiace pure in tante che quest'anno ci doveva stare la madrina che è finita, che non ce l'ha fatta, poverina, che aveva un brutto male, che era Carlotta, una mia amica che doveva essere lei la madrina. E se vedete, quest'anno la madrina non c'è al Miss Transeuropa. Non ho fatto la madrina al Miss Transeuropa perché per me c'è lei, anche se non c'è. Che Allora bello! questa giornata sarà dedicata a lei, a tutte le amiche mancate per il Covid e per altre malattie. E festeggiamo sempre insieme a loro. Bello! E continuando a parlare delle emozioni, durante 8 anni, quindi hai visto sfilare, hai visto vincere, hai visto tanta allegria, tante mescole di emozioni, ma tu? Proprio che sei la ideatrice, la fondatrice e chi adesso mette in funzionamento tutta questa macchinaria del Miss Transeuropa nel 2021. Stefania Sambrano, cosa stai provando adesso? Io già sono emozionata già se si parla delle Miss Transeuropa. Poi l'emozione più forte che io provo ogni anno è quando ci sono tutte le ragazze schierate, prendo la corona del Miss Transeuropa e l'appoggio sul capo di ogni ragazza. E quel momento mi si fa la pelle d'oca e mi viene un'emozione che mi viene da piangere perché non faccio differenza in quel momento. Vedo tutte loro Miss, tutte loro che hanno vinto e hanno avuto il coraggio di mettersi in mostra e basta dire nascondersi. Per
Per me quello vuol dire la vittoria del Miss Transeuropa e le vedo tutte vincitrice. Anche un bel messaggio, sai, un messaggio di uguaglianza, di amicizia, anche perché sappiamo che, come dici tu, in quella festa, in quella riunione, tutte che vengono da tante altre parti, tante altre regioni, quindi si abbracciano, condividono tante cose, tante emozioni, e da lì sono sicuro che si crea una bella amicizia, Sì, ci sono tante conoscenze perché quest'anno vengono tante bambine che io non conoscevo, che mi hanno contattata sui social, che vogliono partecipare, vivono quell'emozione che l'ho provata anch'io anni indietro quando ho partecipato ai Miss, come devo venire vestita, cosa posso indossare, ma sono brutta, ma sono bella, come devo fare, come devo dire. Quelle sono le prime emozioni che provano le bambine che poi ti trasmettono e ti fanno ricordare a te quando eri bambina. Sempre c'è un bambino dentro di noi. Questa è una cosa bella anche da conservare. Infatti, Stefania, non è una. Parlavi di nascondersi, non è nascosto per nessuno che il Miss Transeuropa ogni anno va in crescita. Cosa proponi di bello, di speciale? Bello ovviamente è sempre bellissimo e anche molto speciale, ma cosa di diverso proponi per questa edizione? Cosa di diverso, già l'abbiamo detto, abbiamo svelato che ci saranno delle premiazioni in più, ci saranno tantissimi ospiti, però sicuramente non voglio dirlo nell'intervista perché ci sono dei piccoli sketch che ve lo dovete girare tutti e scoprite chi ci sarà. Ci saranno delle bellissime emozioni, sarà un palco sicuramente bellissimo con tante luci, comunque è più bello che lo vengano a scoprire che dico, voglio rimanere un suspense su questo. Meglio, infatti così creiamo anche la curiosità La e anche curiosità fa parte di l'interesse. essere donna, e ormai tutti siamo donne. Bellissimo, infatti. Sai che prima di finire questa intervista non vogliamo lasciarti andare senza sapere qual è il messaggio che tu, come la direttrice, vuoi lanciare per tutta la comunità a livello dell'Italia e anche a livello dell'Europa, perché sappiamo che questo Miss Trans è a livello di tutta l'Europa, Il molto messaggio conosciuto. che voglio lasciare quest'anno, siamo stati chiusi in casa, abbiamo sofferto un po' tutti, tutto il mondo, riuniamoci come si faceva prima, dobbiamo ritornare come prima, essere più forti e di amarci ancora di più, perché il momento dell'epidemia ognuno di noi ha cacciato un carattere, ognuno di noi ha cercato di aggredire un altro, ognuno di noi diciamo è nato un po' di odio. Togliamo questo odio da parte, riuniamoci tutti quanti insieme, amiamoci. Che se ci amiamo, veniamo amati dal prossimo. Poi voglio parlare della legge DL Zan che stiamo parlando dal 2013, siamo nel 2021, si parla sempre, ma questa legge non siete capaci di metterla in atto. Io penso, parlo da organizzatrice, non parlo di associazione. Le associazioni vi dovete muovere a fare denuncia a tutte queste persone che buttano questa legge indietro. Perché è un diritto che ci stanno togliendo. Bellissimo, infatti sempre in piccole magazine ci piace anche condividere questa tematica, soprattutto perché è una tematica attuale, una tematica che è anche molto importante per tutte le persone, perché il DDL Stan sappiamo che viene a eliminare tutti i tipi di discriminazione, di violenza e tanti altri flagelli che ogni giorno invadono ancora la società. Questo è bello, sinceramente. Vorrei anche darti un abbraccio gigante, però. Sono lì esattamente con te e ti auguriamo sinceramente tantissimi successi che sono sicuro che verranno nel tempo con il Miss Trans Europa e speriamo ovviamente di poter esserci là con te Ci in dovete questa stare lì, ci dovete stare lì. edizione. Comunque anche io voglio fare un saluto. In primis voglio fare un in bocca al lupo a tutte le future Miss. Le faccio un abbraccio adesso da lontano perché sicuramente vedete questa intervista. Poi voglio lasciare un abbraccio caloroso a Antonio e Margherita di Piccole Trasgressioni e Piccoli Magazine che stanno sempre con noi. Voglio darti un abbraccio a te e a tutto lo staff di Piccole Trasgressioni da parte di Stefania Zambrano e lo staff di Miss Transeuropa. Ben ricevuto da parte nostra con tutto il cuore e anche per voi tantissimi abbracci. Ci vediamo all'edizione, all'ottava edizione del Mister.